I prati neroniani in antico, perché c'era il circo di Nerone che prendeva tutto quello che adesso è la navata destra della Basilica di San Pietro, poi di Castello per Castel Sant'Angelo, erano un grande spazio che andava da Ponte Sant'Angelo a Ponte Milvio, di campagna autentica. Era un unicum nelle capitali europee che ci fosse uno spazio di campagna al centro della città abitata, a ridosso dei quartieri centrali della città abitata. Ed erano i prati di Castello, che si erano salvaguardati, erano una distesa di, soprattutto di canneti, qualche vigna e una serie di osterie sparse da tutte le parti, che si erano salvati perché da Ponte Sant'Angelo a Ponte Emilio non c'erano ponti. Quindi per andare dall'altra parte bisognava andare col traghetto di Toto Biggio, che stava più o meno all'altezza dell'idrometro di Rivetta e traghettava la gente a due per volta, tre per volta. Ed erano soprattutto gente che andava a Prati per passare il tempo libero, per andare a mangiare, a giocare a bocce. Ci andava anche il conte Privoli, perché lui andava in maniera molto intellettuale, secondo quello che gli aveva insegnato De Musset, che è un famoso poeta, a veder nascere la primavera fra uccelli, insetti e alberi in fiore. E che poi si mangiava in queste osterie molto, molto rinomate. Quella di Monteverde era famosa, per esempio, era famosa per la bacca alla cacciatore, i fettuccini a burro e sugo, proprio, stava proprio a picco sul Tevere, e così si passava il tempo. Però i proprietari avrebbero voluto magari valorizzare, e quindi c'era questa richiesta, questo desiderio di un ponte che collegasse Prati con il Campomarchio e il Leone di Ponte. Questo ponte che non venne mai, perché appunto anche il potere politico del Vaticano aveva interesse a che la zona di San Pietro fosse isolata, e i vecchi romani si ricordavano del ponte di legno che era stato fatto quando era tornato a Roma Pio VII nel 1814, apposta proprio per consentire ai devoti di andare più facilmente a San Pietro per rendere omaggio al Papa che tornava a casa. Ecco, però quello fu fatto per quell'occasione e poi subito distrutto e mai più rifatto. Dopo il 1870 i proprietari si mossero immediatamente. Siccome il comune non glielo costruiva, fecero un consorzio e si fecero autorizzare e se lo costruirono da soli. Venne fuori il ponte di Ripetta, che era veramente un orrore, era di ferro, un orrore, però ebbe un successo enorme, perché intanto serviva per il traffico delle merci, poi le signore bene che facevano la trottata al Pincio passavano da lì per allungare la strada, entravano da Porta Angelica e tornavano in città da Ponte Sant'Anna. Chi ci aveva magari mogli ingombrati le buttava di sotto, che c'è stato pure uno che l'ha usato per questo scopo. Serviva per esempio anche per le grandi occasioni ufficiali, perché quando venne l'imperatore nel 1800 aprile del 93 per le nozze d'argento di sovrani, gli offrirono una grandiosa manifestazione, sfilata di militare, parata militare a Piazza d'Armi, che a Piazza Mazzini, e allora il re lo fece scendere per il Pincio dalle quattro fontane e gli fece attraversare il ponte di Ripetta a cavallo, e a cavallo arrivarono a Piazza d'Armi. Era orrendo, ma serviva una quantità di cose. Poi cominciò la speculazione edilizia, a ridosso del ponte di Ripetta poi vennero gli altri. 1891 il ponte Margherita, inaugurato a dicembre sotto una pioggia diluviante, inaugurato a dicembre del 91, già ad aprile del 92 era stato firmato il contratto per un altro ponte, il ponte Umberto, che doveva servire da ingresso trionfale al Palazzo di Giustizia, che ancora era di là da venire perché fu inaugurato nell'11 e quindi era ancora cominciato ma rimasto lì, però si faceva già l'ingresso trionfale. Infatti il ponte Umberto fu inaugurato nel 95. Subito dopo il ponte Umberto, guarda caso, venne costruito a ridosso proprio di Ponte Margherita
un teatro, il Politeama Romano, tutto di legno, cominciò a funzionare nel 92, nel 96 andò a fuoco e venne completamente distrutto e pare che sia stato un incendio doloso. Fu ricostruito in muratura e poi adesso è quello che è il Teatro Adriano. Ma ormai Prati era finita, era stata costruita Piazza d'Armi, la speculazione aveva cominciato a costruire selvaggiamente. Dopodiché c'era stata la crisi tremenda dell'89, 90, 91, tutto quanto si era fermato e queste costruzioni, mezze fatte, mezze no, compreso il Palazzo del Principe De Scarchi che aveva fatto Raffaele Orietti all'angolo di via Marianna Dionigi, erano rimaste incompiute ed erano diventate un rifugio per tutti i disoccupati, i derelitti, i disgraziati, gli affamati che erano i relitti della crisi. Della crisi edilizia e quindi era diventato un campo di baraccati più o meno come quelli che siamo abituati a vedere oggi, insomma. E ci vollero anni perché poi il Prati riprendesse e venisse costruito dopo il 1911 anche l'altra parte al di là di Viale Mazzini ed è diventata la Prati odierna. I Prati erano finiti.